grande, noi siamo felicissime. Io ancora ho tutte le emozioni in corpo. Avrei voluto non finisse mai perché si è creato un bellissimo dibattito. Sì, infatti Sì. ne parlavamo, è stato, quando è finito ci sembrava passato 10 minuti, 10 minuti. non ce l'aspettavamo perché Sì. ne abbiamo parlato un po' venendo qua prima di come sarebbe stato, no? Di cosa avremmo parlato, in realtà è stato, loro sono un fiume in piena. Sì, Una una boccata chiacchierata. d'aria fresca, Sì. una bella condivisione e comunicazione. Cioè, comunque sono ragazzi giovani, e noi siamo ancora giovani, quindi è uno scambio. Uno scambio. Fanno domande, ti fanno pensare, ti danno comunque qualcosa su cui riflettere. A me piace prendere, pescare da mondi diversi anche di quello prettamente della recitazione. Ma per esempio una donna che mi ha ispirato moltissimo è Camille Claudel, che è una scultrice francese, cantanti anche. Sì, penso che le mie maggiori ispirazioni non arrivino proprio dal mondo della recitazione, anche se ovviamente le attrici di riferimento ci sono, ma è bello pescare da mondi diversi. Me lo Concordo. stesso, perché non ho mai avuto un modello specifico che mi ha stimolato e portata a voler imitare, comunque voler arrivare a raggiungere, ma sono le piccole cose, le sensazioni. Io parto come pittrice, quindi i colori, gli accostamenti di colore che mi provocano emozioni particolari, delicate, forti e le associo alle emozioni dei personaggi, cioè ogni personaggio ha un colore, ogni esperienza ha un colore, quindi per me vivo la vita a colori, è diverso come risposta, però per me è un po' così. Sì, anche per me comunque mi piace circondarmi da bellezza, anche per quanto riguarda la città. Io adoro vivere a Roma oppure viaggiare tanto, quindi tutto ciò che mi circonda mi ispira costantemente. Ma per quanto riguarda il cinema, direi che attrici come Monica Vitti o La Magnani sono film con cui sono cresciuta, attrici che tutti conosciamo, così camaleontiche che comunque non ti lasciano neanche, ti danno tantissimo. A rimanere focalizzati sul proprio benessere, secondo me, sulla propria persona e i propri bisogni che cambiano, si evolvono. E fare sempre attenzione a stare nel flusso organico del tuo percorso, e cercando di farti influenzare in maniera positiva, ma mettendo dei limiti a questa influenza, perché comunque devi preservarti. Rimanendo sempre coi piedi per terra, soprattutto poi non perdendo mai la curiosità, la voglia di imparare, di crescere, non sentirsi mai arrivati, cioè se sempre una strada continua. E anche conoscere tante persone, cioè, non chiudersi mai in questa bolla, esporsi. Sì, anche per me, non perdere di vista la felicità e la concretezza, la vita vera, perché noi si ondeggia sempre, no? Tra la verità e la finzione. Bisogna capire quali sono i confini, come in ogni lavoro, credo. Energia, voglia di imparare, di fare, è stato un fiume in piena, no? Questi ragazzi mi hanno comunque coetanei nostri, quindi volevo essere al loro posto anch'io e fare delle domande a chi avevo davanti, anche a me stessa, perché mi hanno fatto riflettere tantissimo. Ognuno di noi ha una parte giovane, però spesso ci dimentichiamo, anche se siamo giovani, che siamo giovani e spensierati, con la voglia, i sogni, la voglia di sperimentare. Cioè, entrando a far parte di questo contesto, questo ambiente, lo sto respirando e quindi me lo sto ricordando e quindi ringrazio. È una grande fiducia anche, aggiungerei, in quello che sarà, in quello che diventeranno queste generazioni. Perché comunque, beh, poi io sono un po' più grande anche di loro, quindi appartengo già alla generazione successiva rispetto ai ragazzi che abbiamo incontrato e abbiamo già avuto delle formazioni diverse. E mi piacciono molto perché poi è difficile comunque incontrarli. Io non ho amici di quell'età.
E beh, non vedo l'ora, che lo dicevo prima, che inizino a lavorare.